Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo con la politica a parlare delle elezioni regionali perché questa mattina a Pescara l'onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC, assieme all'onorevole Gianfranco Rotondi, segretario nazionale della DC, hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare quale ruolo avranno i Democratici Cristiani in Abruzzo nella prossima tornata elettorale. I Democratici Cristiani saranno al fianco del centrodestra, è stato chiarito. Rotondi ha poi anche dichiarato che Fabrizio Di Stefano potrebbe essere un ottimo candidato. Sentiamo proprio le interviste a questi tre protagonisti nel servizio di Paolo Renzetti. I Democratici Cristiani vogliono tornare a recitare un ruolo di primo piano anche in Abruzzo in vista delle regionali del prossimo febbraio. Democrazia Cristiana, UDC in campo a fianco del centrodestra? Sì, è esattamente così. I democristiani vogliono tornare ad essere protagonisti della rinascita dell'Abruzzo. Qui ci sono stati degli esempi straordinari dei Democratici Cristiani che hanno fatto grande l'Abruzzo, che hanno portato sviluppo, crescita, hanno fatto cose molto positive. Dobbiamo tornare a far questo, ecco, quindi rimettere in piedi una squadra di Democratici Cristiani al servizio degli abruzzesi. Sarete al fianco del centrodestra, centrodestra che però deve ancora decidere quale sarà il candidato presidente. Sì, si sta lavorando per individuare un candidato che sia all'altezza della sfida che i tempi richiede, cioè quindi una personalità che sappia poi poter amministrare questa regione, ma soprattutto per quanto ci riguarda ci stiamo facendo noi promotori di un tavolo per mettere individuare i 4-5 punti del programma che non devono essere parole o promesse, ma devono essere poi cose da poter Centrodestra. realizzare. L'obiettivo però è quello di un candidato unico del centrodestra. Certamente sì. Va anche apprezzato il fatto che il tavolo nazionale abbia dato attenzione a tutti i partiti, compresi i più piccoli, ma gli amici di Fratelli d'Italia dico che se in un mese non l'hanno trovato il candidato, vuol dire che non c'è. Prendano il loro crosetto e rivendichino la regione Piemonte, che pure è una regione importantissima, ma dove hanno un candidato squillante che piace a tutti. Quali sono, secondo lei, le priorità per far ripartire l'Abruzzo? È tutto il Mezzogiorno che deve tornare una priorità. Qualche istante fa l'onorevole Rotondi ha detto Di Stefano sarebbe un candidato eccellente per le regionali in Abruzzo. Il diretto interessato cosa risponde? Ringrazio per l'apprezzamento l'onorevole Rotondi e non posso che confermare che evidentemente, perché quello che l'onorevole Rotondi mi conosce per la nostra comune esperienza parlamentare, quello che manca in questo momento, a mio avviso, è il confronto delle idee. Io sto parlando di programmi alla gente, sto girando l'Abruzzo per dire quello che penso, a breve farò anche gli studi generali della sanità abruzzesi, e gli altri fanno i casting sulle preferenze, i desiderata. Non è così che si vincono le elezioni regionali. Bisognerà però arrivare, probabilmente, lo diceva anche l'onorevole Cesa, alla scelta di un unico candidato in rappresentanza del centrodestra. Non necessariamente. E adesso una notizia che riguarda il maltempo, attività didattica sospesa nei comuni di Collelongo, Balsorano, Aielli, Cerchio, Collarmele, San Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto, Canistro, Pescasseroli, Ortucchio, Pescina, Barrea e Villetta Barrea in provincia dell'Aquila, con ordinanze emesse ieri in tarda serata dai sindaci per l'allerta meteo rossa per rischio idraulico diramata dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, che ha poi evidenziato criticità elevata fino alle 14 di domani. I comuni di Avezzano, Collelongo e Opi hanno attivato il centro operativo comunale. A Villetta Barrea la situazione è tornata sotto controllo dopo che ieri il fiume Sangro, esondato in alcuni punti, ha spinto in acqua alcuni alberi che hanno creato uno sbarramento naturale, facendo innalzare il livello fino a far crollare
crollare un ponticello pedonale in legno. I vigili del fuoco hanno ripulito il letto del fiume, ripristinandone il normale corso. Adesso invece parliamo di un'altra vicenda che riguarda il lavoro e il sindacato. Il giudice ha dato ragione alla CGIL contro la TUA, la Società Unica del Trasporto Regionale Abruzzese. Così la decisione della magistratura del lavoro del Tribunale Ordinario di Chieti, che appunto con una sentenza che è stata pronunciata il 20 ottobre scorso ha condannato la società regionale per condotta antisindacale nei confronti della FILT CGIL. Vediamo. La società regionale di trasporti TUA è stata condannata dal Tribunale di Chieti per condotta antisindacale. Segretario, qual è la situazione, anche il suo commento su questa vicenda? Una società pubblica che mette in discussione una legge dello Stato. Infatti la legge 300 per quanto riguarda l'aspettativa è una comunicazione che noi dobbiamo fare, nient'altro, loro devono solo esclusivamente prendere atto. Naturalmente questo è frutto e figlia di una serie di situazioni che si sono rincorse nel corso degli anni, è una scelta politica di messa in discussione di alcuni diritti per quanto riguarda questa società, non è una questione di natura esclusivamente legale. A questo punto dunque cosa accadrà alla luce di questa sentenza? Ma dovranno dare sicuramente esecuzione alla sentenza. Il segretario della FILT dal 1° novembre sarà in legge 300, dopodiché si vedrà. Avvocato, nel merito questa sentenza cosa dice? La sentenza si fa apprezzare sotto due profili, uno soggettivo e uno oggettivo. Il primo, che era quello che obiettivamente premeva di più alla ricorrente, alla FILT CGIL, e cioè la valorizzazione dell'interesse dell'organizzazione sindacale, non tanto come cercato di fare la controparte, l'interesse del singolo destinatario del provvedimento dell'aspettativa, quindi la valorizzazione della centralità dell'organizzazione sindacale. Uno oggettivo, che era risposta ferma, seria, concreta offerta dal Tribunale, e cioè che non esiste una possibilità di contemperare le esigenze dell'azienda con quelle del sindacato. La legge 300 prevede espressamente un diritto potestativo in capo al sindacato, che dunque è titolare di una vera e propria facoltà di incidere sulla scelta e sulla tempistica dell'aspettativa stessa. Adesso una notizia che riguarda la ricostruzione. La conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali, che si è riunita oggi a Reggio Calabria, ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio. Il documento chiede al governo di restituire ai presidenti delle regioni il potere di condivisione sui decreti commissariali dedicati alla ricostruzione post-sisma. Il decreto Genova, infatti, con l'approvazione dell'emendamento all'articolo 37, ha tolto ai presidenti subcommissari al terremoto la suddetta prerogativa, declassando la loro funzione ad un ruolo meramente consultivo. È necessario, si legge nelle motivazioni che spiegano la risoluzione, mantenere l'intesa con i presidenti di regione al fine di salvaguardare il massimo raccordo fra la programmazione regionale e l'azione amministrativa, in considerazione del fatto che un presidente di regione conosce meglio le peculiarità e le esigenze del territorio. Proseguiamo ora andando al Comune di Teramo, che ha istituito la Commissione Pari Opportunità, approvata questa mattina dal Consiglio Comunale. Un traguardo che arriva dopo 31 anni dalla nascita della CPO provinciale e che colma un gap importante nella lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Dopo 31 anni di attesa, il Consiglio Comunale di Teramo ha istituito la Commissione Pari Opportunità del Comune Capoluogo. Un'azione positiva invocata da oltre un ventennio dalla società civile e che rappresenta un traguardo politico importante per la Giunta d'Alberto. Ebbene sì, ci sono voluti tanti anni, c'è stato anche un lavoro molto importante da parte della Commissione prima e dei vari gruppi poi, per cercare nel più breve tempo possibile di dare una risposta a una mancanza nel 2018 piuttosto grave come quella appunto della Commissione Pari Opportunità. Come sarà composta questa CPO? Allora, la Commissione sarà prevalentemente mista, ma mista perché si vuole responsabilizzare il consigliere all'interno, cioè dare anche un valore per evitare che ogni delibera venga messa nel cassetto e non gli venga dato il giusto peso e il giusto spazio. All'esterno però è altrettanto importante avere delle rappresentanze proprio per cercare di raccogliere quelli che sono i problemi reali nella società. Il regolamento che prevede che la nuova CPO comunale di Teramo sia composta da 4 consiglieri comunali e solo da 5 esterni ha fatto inalberare l'opposizione, che parla di una commissione troppo politicizzata. Minoranza critica verso la composizione della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Teramo? Sì, principalmente per la presenza dei consiglieri comunali e anche dell'eventuale presidenza che sarà data ad un consigliere comunale. Secondo noi la Commissione dovrebbe essere libera, scevra dal peso, dai rapporti con il Consiglio, ma semplicemente legata o al consigliere delle Pari Opportunità o all'assessore preposto al ramo. La considerate troppo politicizzata? Sì, con un cappello del Consiglio Comunale che secondo noi, anziché agevolare, complica l'attività dei componenti della Commissione. Alla fine l'emendamento della minoranza è passato e 5 membri esterni saranno scelti non dalla Giunta ma dall'intero Consiglio Comunale. Regolamento a parte, l'istituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Teramo rappresenterà un tassello importante nella rete provinciale contro discriminazioni e violenze di genere. Secondo lei in politica le donne vivono ancora una discriminazione? Secondo me sì, non solo in politica, le donne purtroppo vivono ancora una discriminazione forte. E adesso un'altra notizia di cronaca, tragedia sfiorata a Pescara in via Avezzano nei pressi della prefettura, dove un albero, forse a causa del forte vento, si è abbattuto su un'auto dove si trovava una donna di 49 anni. Il fusto è finito dentro l'abitacolo causando alla donna sotto shock la frattura esposta del femore. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata in ambulanza in ospedale. Sul posto c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale, diversi gli interventi proprio dei vigili del fuoco di Pescara a causa del forte vento. Mattinata di commozione a Piano d'Orta, frazione del comune di Bolognano, nel ricordo del piccolo Luca Federico. Il bimbo di 10 anni scomparso nel dicembre del 2017 a Firenze, a cui è stata intitolata la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Alberto Manzi. Vediamo il servizio di Vestina News. Una cerimonia toccante e molto partecipata, quella di sabato mattina a Piano d'Orta, frazione del comune di Bolognano in provincia di Pescara, per l'intitolazione della scuola primaria a Luca Federico, il bimbo di 10 anni venuto a mancare nel dicembre del 2017 presso l'ospedale Meyer di Firenze dopo 2 interventi neurochirurgici. La mattinata è stata anche l'occasione per ringraziare la polizia penitenziaria, i colleghi del papà di Luca, promotori di una raccolta fondi servita a migliorare l'arredamento scolastico della classe che il piccolo Luca frequentava. Abbiamo voluto iniziare questo percorso insieme con il dirigente scolastico perché volevamo assolutamente che ci fosse un bellissimo ricordo di Luca, un ragazzo meraviglioso, solare. È stata una scelta meditata, è stata una scelta che abbiamo
valutato attentamente e condiviso e siamo riusciti nel tempo, in brevissimo tempo, ad avere tutte le autorizzazioni. Voglio cogliere questa opportunità per ringraziare pubblicamente la Polizia Penitenziaria di Pescara e la Casa Circondariale di Sulmona, perché hanno, attraverso i genitori di Luca, regalato alla scuola primaria di Piano d'Orta un arredo per una intera classe costituito da banchi, sedie la cattedra per l'insegnante. Si tratta di arredi all'avanguardia che permettono ai ragazzi di lavorare in gruppo, di socializzare l'esperienza dell'apprendimento, che solo in questi casi può, si spera, insomma, che possa diventare un apprendimento permanente. Ed ora, come ogni lunedì, un'ampia pagina di sport, che iniziamo parlando di Serie B e di Pescara. Rifinitura questa mattina per il Delfino in vista del turno infrasettimanale. Nel pomeriggio partenza con volo charter verso Lamezia. Domani alle 21 i biancazzurri giocheranno in casa del Cosenza. Recuperato Campagnaro, che sarà dunque al centro della difesa. In dubbio Canutè e Brugman, che comunque si sono allenati e sono stati convocati. Domani il tecnico Pillon scioglierà le ultime riserve circa il loro utilizzo. Probabile qualche avvicendamento nell'undici iniziale, ma senza stravolgere l'assetto base. Nella conferenza stampa tradizionale pre-gara, Pillone è anche tornato sulla prima sconfitta in campionato sabato scorso contro il Cittadella. Sentiamolo. No, i problemi no, che c'era Canutè che aveva il problema, ma oggi si è allenato con noi. Vediamo la risposta domani, la reazione che avrà domani sia lui che Brugman, poi deciderò, insomma. Che è una partita che ormai è passata, che non la guardo più, non mi interessa più e guardo avanti. Abbiamo perso, abbiamo sbagliato partita, abbiamo giocato male, lo riconosciamo, punto, e si riparte. Quando noi non facciamo le nostre partite, chiaramente noi, se voi avete visto, abbiamo ottenuto sempre il risultato giocando un buon calcio, giocando bene a calcio. Quando non lo facciamo, obiettivamente abbiamo delle difficoltà. Ecco, forse l'unica partita dove secondo me siamo stati molto intelligenti e forse dovevamo fare la uguale è stato con il Foggia, che magari non eravamo in una grandissima, però siamo stati lì tignosi, non facevamo passare la mosca e abbiamo approfittato dell'episodio che ci era capitato, abbiamo vinto la partita. Se non capitava, finiva 0-0 e finiva così. Quando non puoi pensare che tu puoi essere, quante partite facciamo? 38, 39, quanti sono, non so. Chi sei sempre al top, a volte ci sono delle partite che per la guida dell'avversario o tu sei meno, devi sapere anche in quelle partite saperle gestire. E qui dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Siamo sempre in posizione ottima di classifica. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. All'inizio del campionato avremmo messo la firma a essere in questa situazione in questo momento. Dobbiamo guardare le cose positive, perché non soffermarci su quelle negative, perché sono tante positive, e le negative è che abbiamo perso una partita che capita, l'abbiamo sbagliata, appunto. L'ambiente è caldo lì, l'ambiente è sul genere di Spezia, nel senso molto caldo, tifosi, conosco Braglia, so che temperamento dà la squadra, una squadra molto di temperamento. Ho visto la partita che ha giocato Brescia, non meritava assolutamente di perdere la partita. Sarà una partita vibrante come tutte quelle che ormai stiamo andando incontro. Questo è il dubbio che abbiamo, nel senso che ho visto che ha cambiato diverse volte, 3-5-2, 4-3-1-2 a Brescia, secondo tempo 4-2-3-1, ha cambiato tantissimo, perciò noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Quando scenderanno in campo vedremo come loro si posizioneranno e di conseguenza poi agiremo. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo, che è riuscito a centrare la sua terza vittoria consecutiva. Non accadeva dalla stagione 2014-2015. Al Bonolis steso il Ravenna per 2-1 al di sopra delle attese, la cura di Agenore Maurizi. Con il neotecnico e biancorossi sanno soltanto vincere. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli e poi alcune delle interviste nel dopogara. La sensazione di vincere tre gare consecutive mancava in casa Teramo da più di 3 anni. Alla terza panchina di Maurizi, invece, i biancorossi centrano il tris dopo Fano e Monza, battendo anche il Ravenna 2-1.
Il tecnico non sorprende nelle scelte iniziali, confermando l'ormai consueto 11 titolare. Non sorprende neanche l'ex Teramo Foschi dall'altra parte, con Bresciani preferito a Barzaghi sulla fascia sinistra. E Piacentini al 22esimo a raccogliere un cross di Fiordaliso, non trovando però la porta. Intorno alla mezz'ora il Ravenna si desta ed aumenta i giri del motore. Galuppini scambia con Nocciolini, che prova a beffare Lewandowski in uscita, ma il lob è fuori misura. Al 28esimo Nocciolini si gira di prima intenzione e fa partire una conclusione che non termina molto lontano dalla porta. Due minuti più tardi è ancora Ravenna, con Selleri che fa partire un diagonale mandato in angolo dall'estremo biancorosso. Nel momento migliore degli ospiti, Bacio Terracino decide di mettere a sedere prima Cidai e poi Boccaccini, lasciando per De Grazia, che a sua volta sul secondo palo invita di fatto Spigli semplicemente a spingere il pallone in rete. Ad inizio ripresa Foschi manda subito in campo Magrassi e Siani, e sarà proprio quest'ultimo a rendersi subito pericoloso al quarto, raccogliendo un cross di Eleuteri. All'11esimo ancora Siani, servito da Magrassi, ma Lewandowski allontana in qualche modo. Il Teramo corre un brutto pericolo quando Nocciolini si ritrova da solo in area piccola, non trovando però l'impatto con la sfera a due passi dalla porta. L'azione prosegue e Bacio Terracino si invola verso Venturi, ma ormai stremato non riesce nemmeno a tirare. Maurizi decide così che è tempo di cambiare qualcosa, mandando in campo Proietti per Ranieri e Zecca per lo stesso Bacio Terracino. È Raffini però il cambio che fa male al Teramo, perché entrato da neanche un minuto trova il gol del pari. Il diavolo versione Maurizi reagisce e torna subito in avanti. Barbuti centra il palo su azione portata avanti da Zecca, ma il direttore di gara ravvisa un fallo di Venturi sull'attaccante del Sassuolo. E calcio di rigore che Barbuti trasforma, riportando il Teramo avanti. I biancorossi non rischieranno poi granché, con Zecca che si divora in ripartenza il terzo gol, facendo esultare Maurizi prima del tempo e vedendo di fatto l'allenatore allontanato dal campo proprio per questo motivo. L'ultimo pericolo passa dalle parti di Leli e dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma il capitano romagnolo non ha un impatto felice con la sfera. Finisce con il Teramo la terza gioia in 270 minuti e che si prepara mercoledì a ricevere la San Benedettese al Bonolis nel match di Coppa Italia. Basta da poco, stiamo andando bene, ma dobbiamo ancora continuare perché non abbiamo fatto niente, dobbiamo tirarci prima possibile fuori. Beh, 9 punti in 3 partite non sono niente. Non sono niente, però tu sai che fino a 3 domeniche fa soffrivamo, adesso le cose vanno meglio, gustiamoci questo periodo, sicuramente l'allenatore ci ha messo del suo. E se questi risultati venivano prima, sicuramente l'altro stava ancora con noi. Purtroppo siamo contenti, inutile negarlo. Presidente, cambiano gli obiettivi e se si rimane con l'obiettivo di salvezza o adesso si guarda qualcosa in più? Assolutamente, come prima si guardava per fare i punti per salvarci, oggi ci dobbiamo salvare e penso che partita dopo partita cercheremo di fare il massimo dei punti. Sicuramente la classifica oggi dice che abbiamo 3 punti in più e possiamo guardare al futuro con determinazione, cattiveria agonistica, rabbia per poterla migliorare ancora ulteriormente. Nel momento di meno sofferenza abbiamo preso l'1 pari su un'azione poco chiara, nel senso una palla buttata lì, e quindi, però nel momento di, ecco, che forse soffriamo meno e stavamo cominciando a sfruttare qualche spazio a disposizione con più continuità. Però ecco, ormai la partita è finita, ce la siamo goduta e pensiamo a lavorare e andiamo avanti con la testa giusta, senza creare aspettative. Come ho detto prima ai colleghi, le aspettative, leopardiano pensiero, mi dispiace, perché, però creano illusioni e spesso queste illusioni generano delusioni. Ed ora la Serie D. Nel match di cartello della 9ª giornata il Notaresco cede solo nel finale al Matelica per 3-2, prestazione indomita della squadra di Cudini che sotto di 2 reti è stata capace di rimontare fino al 2-2. Nulla da fare per un ottimo Notaresco costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista del girone Matelica, che fa valere il fattore campo vincendo per 3-2 dopo aver subito la rimonta ospite.
Davvero buona la prova della formazione del presidente Di Giovanni, punita da qualche errore dei singoli, ma capace di tenere testa alla formazione che sta dominando il campionato insieme al Cesena. Avvio di gara vivace con al quarto una conclusione dalla distanza di blando del notaresco parata da Avella. Passa qualche secondo e Liguori in area marchigiana tira quasi a botta sicura trovando la deviazione in angolo di un difensore matelicese. Al sesto arriva però il vantaggio locale, Franchi se ne va sulla destra e crossa centro area per Mattias Dorato che quasi sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete per l'1-0 di casa. Doccia gelata per il rossoblù del presidente Salvatore Di Giovanni che pur avevano avuto un approccio di gara positivo. Sotto di una rete la squadra ospite prova a reagire trovando però di fronte un Matelica attento e che rischia di raddoppiare poi al 28esimo con Melandri che in area allarga troppo il compasso mettendo il pallone al lato. Fa tanto possesso palla la formazione di Mirko Cudini che va però a sbattere contro il muro difensivo biancorosso che in un paio di occasioni si salva anche con l'aiuto della fortuna. Alla mezz'ora il capitano del Matelica Losicco su punizione chiama Monti alla respinta con i pugni, poi sul proseguimento dell'azione Bittaie va a segnare il gol del raddoppio annullato però per fuorigioco da Caldera di Como. Il finale di tempo è poi amarissimo per la formazione abruzzese con il raddoppio dei padroni di casa che arriva al 46esimo grazie ad una sfortunata autorete di Massetti che spedisce la palla nella sua porta. Nella ripresa al secondo progressione di Santiago Minella che poi in area sbilanciato da un difensore spedisce il pallone fuori. Spingono gli ospiti con la pioggia che però non agevola il compito di Moretti e compagni. La squadra di Tiozzo si difende e poi cerca di colpire in contropiede. Al quarto d'ora si rivede il Matelica con Dorato che di testa in area mette al lato. Al 21esimo ancora marchigiani insidiosi con Losicco che costringe Monti ad una parata difficoltosa. Sul capovolgimento di fronte il notaresco trova il gol del meritato 2-1 con Cuccato che atterra in area Moretti e con Caldera di Como che vede il netto fallo del giocatore marchigiano indicando il dischetto. Dagli 11 metri Minella non sbaglia riaprendo la gara. I rossoblu ora ci credono. Al 24esimo Cudini manda in campo Fabiani per la barba. Continua a spingere l'11 ospite alla ricerca del 2-2 che arriva puntuale al 33esimo con Bontà che in scivolata sul secondo palo rimette la gara sui binari del 2-2. Entusiasmo nel settore ospite fra i 50 tifosi giunti da Notaresco e con il tecnico della formazione teramana che dalla panchina invita i suoi ragazzi a mantenere alta la concentrazione. Il finale di gara è vibrante come prevedibile e con Mozzoni in campo nel Notaresco per Minella al 39esimo. Al 42esimo brivido per gli ospiti su punizione di Losicco con Monti che pasticcia mandando il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner Mischia in area abruzzese e zampata vincente di Cuccato che fa 3-2. Davvero un peccato per il Notaresco che poi ha a disposizione 5 minuti di recupero per tentare di acciuffare il 3-3 che sembra materializzarsi al 48esimo quando su rovesciata splendida di Moretti Avella compie un vero e proprio miracolo che permette alla sua formazione di portare a casa il successo. Tutto facile per il Francavilla che stende la San Maurese con un secco 4-0. Sentiamo il servizio di Roberta Di Sante. Due gol per tempo e il Francavilla cala il poker contro la San Maurese 4-0 e tutti a casa. Nonostante l'assenza pesante di Ezequiel Banegas, fermato dal giudice sportivo per due gare, la formazione di Paolo Rachini gioca la partita perfetta. Cruz, Palumbo e compagni non fanno rimpiangere l'argentino, anzi l'approccio è al fulmicotone. Dopo appena due giri di lancette i giallorossi di casa sbloccano la partita. Cicerello dalla destra fa partire il traversone al bacio per la testa di Cruz, velocissimo a depositare alle spalle dell'estremo sammaurese. I romagnoli accusano il colpo, l'avvio del Francavilla è bruciante e al quinto minuto arriva anche il raddoppio con Palumbo che gira in rete dal limite. Il cross di De Costanzo preso in controtempo Baldassarri non ci arriva e la sfera si insacca all'altezza del palo sinistro. 1-2 micidiale che lascia tramortita la sammaurese incapace di reagire fino al minuto 27 quando Louati prova con una sorta di tiro cross a impensierire Spataro. Il Francavilla sembra poter controllare la partita senza troppe apprensioni e al 33esimo si fa nuovamente pericoloso. Punizione di Palumbo, Bosco la rimette in mezzo, la sfera arriva a De Costanzo che però calcia fuori bersaglio. Ultimo sussulto del primo tempo per la San Maurese al 42esimo con Sumain che da posizione defilata calcia a botta sicura. Spataro è bravo e gli chiude lo specchio sul primo palo.
In avvio di ripresa preme la Sammaurese sull'acceleratore nel tentativo di recuperare le sorti del match e si fa pericolosa all'ottavo quando Scarponi da fuori costringe all'intervento Spataro, poi Louati spedisce al lato. Il Francavilla si difende con ordine quando può riparte, come al 17esimo quando De Costanzo se ne va sulla sinistra e scarica indietro per Palumbo, la conclusione di prima intenzione e la parata di Baldassarri. La replica della Sammaurese al 23esimo quando Enrico lancia su Main, provvidenziale su di lui l'anticipo del neoentrato Sanseverino. Sugli sviluppi del corner Spataro si allunga e devia con la punta delle dita la conclusione sotto misura di Zuppardo, rientrato proprio oggi dal primo minuto. Ma nel momento migliore della Sammaurese ecco che tutto il potenziale offensivo del Francavilla viene fuori. Al 34esimo bella azione corale, colpo di tacco di Molenda per Mele, Baldassarri respinge, Cruz si avventa sulla sfera e deposita il 3-0. Doppietta per il centravanti in giornata di grazia, che esce un minuto più tardi tra gli applausi e la standing ovation del Valle Anzuca per far posto a Dipinto, che per non essere da meno non perde tempo e due minuti più tardi mette la firma sul poker giallorosso, piazzando il diagonale e chiudendo i giochi. Si aspetta solo il triplice fischio, che arriva dopo 4 minuti di recupero per far partire la festa giallorossa. Vittoria netta e importante per il Francavilla, che fa sempre più del Valle Anzuca il suo vero e proprio fortino. Seconda sconfitta stagionale per la Sammaurese, che dopo il 4-0 di Cesena replica oggi in una giornata per i romagnoli da dimenticare. E Jacopo Fortunato, il protagonista della netta vittoria del Pineto sul Campobasso, tripletta per lui nei primi 38 minuti di gara. Vediamo il servizio. Tonfo interno del Campobasso contro il Pineto, che batte i rossoblu 3-0. Gol realizzati entro i primi 38 minuti di gioco del primo tempo. Tripletta del centrocampista originario di San Donà di Piave, Jacopo Fortunato. La netta sconfitta aggrava la crisi di risultati dei rossoblu sul banco degli imputati. Tra le altre colpe, probabilmente la guida tecnica di Mandragora, ma anche il gruppo di giocatori, alcuni dei quali apparsi privi di mordente. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori. Arbitra Robilotta di Sala Consilina. Due occasioni nel volgere di poco, la prima con Allocca che va alla conclusione con il sinistro e al quinto quando la palla viene intercettata sulla linea di porta da Tommasini, che consegna un corner ai lupi. Dalla bandierina da Dalt per la buona girata ancora di Improta, che trova però l'esterno rete. All'11esimo in verticale da Danucci, sempre in Improta che gira non troppo pulito, blocca Fargione. Il Pineto si scuote intorno al 20esimo, prima con il tiro di Campolone deviato in angolo da Allocca e poi con il conseguente corner da cui nasce il gol abruzzese. Si tuffa Fortunato, che viene dalle retrovie e trova il bersaglio grosso, ospite in vantaggio nel primo vero affondo. Ma il Campobasso non vuole starci. Al 21esimo cross di Cogliati, testa di prepotenza di Merio con gran risposta di Fargione in angolo. La reazione campobassana c'è, ma deve misurarsi pure con la bravura dell'uno ospite al 26esimo, abile a murare un tiro forte di Tommasini. Il Campobasso non smette di attaccare. Al 29esimo dal fondo crossa Cogliati, la palla è spazzata dagli azzurri, arriva Merio che calcia alto da 16 metri, pungenti gli ospiti, anche se al 32esimo di fatto l'assist man diventa Sposito che serve Tommasini, questi apre un corridoio a Ciarcelluti bloccato solo dall'impatto con il legno. È solo il preludio al gol del raddoppio che arriva al 34esimo con Fortunato che porta palla per più di 20 metri, conclude e segna 2-0 per il Pineto. Il Campobasso sparisce dal campo e le cose peggiorano. Al 37esimo Allocca, a terra Campolone ed è un calcio di rigore che appare fuori discussione. Dal dischetto si corona il più bello dei sogni per Fortunato, che mette a segno una tripletta in 38 minuti di gioco. Selvapiana inizia a fischiare, disappunto espresso anche al rientro in campo per l'intervallo. Mandragora effettua due cambi dall'inizio del secondo tempo. In campo Spinelli e Giacobbe al posto di Palmieri e Tommasini. Dopo due minuti calcia da fermo da Dalt, torre di Di Pierri, sotto rete arriva Merio che calcia fuori, ma era anche in fuorigioco. Un minuto dopo Selvapiana chiede il calcio di rigore, testa di Dadalte, deviazione in corner di Massa, vogliono il braccio e rossoblu, ma Robilotta non ravvede irregolarità. Il Campobasso ha poca confidenza con il gol, la riprova al quinto, calcio di Dadalte, arriva Cogliati che manda in curva un buon pallone, Mandragora fa entrare anche Diop al posto di Danucci, mentre al 17esimo carica il destro ancora Fortunato, stavolta senza cogliere la porta. Il Campobasso
Basso è totalmente fuori dalla gara, mentre il Pineto di Amaolo gioca sul velluto. Nei rossoblù fuori da Dalt, dentro Morra, al momento dell'uscita scambio di battute fra il giocatore argentino e qualcuno della tribuna, mentre al 33esimo Ciarcelluti se ne va indisturbato verso la porta ma incontra la parata a terra di Sposito. Impassibili in panchina Mandragora e Minadeo, mentre dalla curva intonano il coro "Se volete, giochiamo noi". Al 39esimo il tiro di Giacobbe fa davvero il solletico al portiere ospite. Ultimo cambio ininfluente del tecnico di casa. Dentro Antonelli, fuori Merio, è il neo entrato che calcia con il sinistro al 43esimo, respinta di Fargione. I giocatori rossoblù danno l'impressione di essere in campo solo per onore di firma. Non succede davvero nulla. Al triplice fischio la Nord intona cori di disapprovazione verso la squadra che abbozza un timido saluto. La classifica precipita e la squadra dà pochissimi segnali di vita. A fine partita la società indice il silenzio stampa. Merito al Pineto di Amaolo che vince in maniera ineccepibile e stacca in classifica proprio i rossoblù. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay, la trasmissione condotta da Enrico Rocchi e dedicata chiaramente al Pescara. Il TG6 torna alle ore 19.